una serata speciale e importante, quindi vi leggo, se vi dà l'ok la regia, quello che avevo preparato. Nel mondo del denaro mafioso c'è la suggestione dell'impossibile che diventa possibile, e questo stabilimento ne è la prova. Questo è stato uno stabilimento gestito dal clan più potente di questo territorio, che era il clan Fasciani. E questo impossibile però l'ha raccolto l'amministrazione giudiziaria, che oggi lo gestisce senza intermediari, perché anche quelli che l'avevano preso prima di loro erano in qualche misura invischiati con quel clan. Ora invece è tutto regolare, i ragazzi che lavorano qui sono messi in regola, e questo stabilimento per me è diventato l'emblema della legalità. Nel giro di 5 anni si è capovolta la dimensione di una realtà che abbiamo raccontato su Repubblica. Repubblica ha dedicato un'inchiesta nel 2013 al malaffare con appunto la mia penna, e da quel momento è iniziata per me una vita senza più libertà. Un incubo vivere con il fiato sul collo della mafia, in cui il rischio era che la paura paralizzasse tutto, rendesse schiavi me, noi, tutti noi. E invece no, noi siamo liberi, e siamo liberi a tal punto da aver compreso quanto siamo più forti della paura delle pistole e delle minacce di morte. Voglio ringraziare, non lo faccio mai, stavolta Massimo, Lorenzo, Alessandro e Viola, che sono mio marito e i miei figli, perché quando eravamo soli, quando non c'eravate tutti voi, mi hanno regalato la forza di capire che il loro meraviglioso sorriso non avrebbe dovuto strapparglielo nessuno. E poi arrivo al presidente di questa associazione, che è il motivo per cui siamo qui, Massimiliano Wender. Massimiliano per me in questi anni è stato il respiro di coraggio, la spalla su cui piangere, l'amico a cui ho detto ora mollo, e lui mi rispondeva: qualsiasi cosa tu ritenga giusta avrai il mio sostegno, se continui o se molli. Ma dopo qualche ora lo richiamavo e dicevo: non mollo neanche per sogno. Lui non aveva alcun dubbio. Sei come un papavero che cresce tra i binari, mi ha scritto una volta. Il suo sorriso per me c'è sempre stato, così come la sua sicurezza che io avrei vinto contro la mafia. Lui ne era certo, io non ho mai capito da dove gli arrivasse quella convinzione. Oggi saperlo presidente di questa associazione, noi, mi restituisce una certezza. Con lui al mio fianco e al vostro fianco, il male, quel male che ha annientato ossa, si trasformerà in un granello di sabbia. Basterà soffiarci sopra, esprimere un desiderio, aprire gli occhi e respirare la magia di cui solo Massimiliano Wender è capace. Ti voglio bene, in bocca al lupo. No, così vale. Così non vale. Allora, intanto, è bello ritrovarsi qui, è bello questo noi costituito da ragazzi, da cittadine e cittadini, da associazioni, da scuole, rappresentanti della pubblica amministrazione, da polizia, da carabinieri. Allora, è ancora più bello sicuramente farlo qua, come diceva Federica, qua al Village, questo luogo simbolo della battaglia alla criminalità organizzata. Lo Stato, i liberi cittadini, noi che torniamo in possesso di qualche cosa che temporaneamente era stato sottratto dalla mafia. Luogo oggi gestito con il rispetto di quello che deve essere un bene comune, anche dopo una serie di vicissitudini negli anni che rendono l'idea che nulla è semplice in un percorso di riqualificazione. Allora, è bello incontrarsi qui a Ostia, dove la storia, la cultura, l'arte si unisce al nostro mare, un territorio abitato da persone che compiono gesti straordinarie perché amano questo territorio, ogni giorno lo fanno, è una meraviglia che non fa rumore, e parlo delle tante realtà associative che donano parte del loro tempo e delle loro energie per rendere ogni giorno Ostia un posto migliore. È però un territorio che ha subito una ferita inflitta negli anni dalla mafia. Un territorio che, va detto e va ribadito, non è tanto differente da altri territori che stanno a Roma, a pochi chilometri da qua, dove addirittura le mafie hanno costruito le proprie roccaforti.
ma qua sicuramente, oltre allo spaccio della droga, all'estorsione, all'usura, la mafia ha cercato di mettere le mani qua, sui nostri stabilimenti, sul nostro mare. Ostia, per tutto quello che ci siamo detti, finora merita di più. Sono i residenti che hanno bisogno di essere illuminati dai fanali, dai fari e dalle televisioni. Non questa gente qua che ha negato un futuro e una dignità a Ostia. E non parlo solo della mafia, parlo pure di quelli che io chiamo gli odiatori seriali. Le persone che, volendo pensare bene, ma qualcuno mi ha detto qua Ostia è inutile che pensi bene, a pensare male ci si azzecca sempre, per odio, facciamo così, per odio del tutto verso tutti, hanno danneggiato, deriso, offeso, calunniato tutte le persone che in questo territorio hanno cercato di denunciare quello che succedeva. E non stiamo parlando di un territorio che è centinaia di chilometri di distanza da qua, stiamo parlando di Ostia, Roma, a pochi chilometri dal raccordo. Queste cose succedevano qua. Senza entrare nel merito politico, ma questa cosa la devo raccontare perché nella sua vicenda è veramente tragicomica, non dimenticheremo mai la famosa relazione antimafia desecretata, nella quale a Ostia la mafia era Federica Angeli, scritta da questi personaggi e firmata dal compiacente politico di turno. C'è anche da dire che il lavoro degli odiatori seriali ha però contribuito in qualche modo a fare in modo che tutti voi prendesse una decisione: o sto da una parte o sto dall'altra. E anche questo tutto loro odio ha richiamato qui quello che è l'attenzione pubblica, quindi ha portato la magistratura, ha portato le inchieste, ha portato le forze dell'ordine, ha portato la stampa, le televisioni, i giornali. Ora, questa presenza mediatica ha fatto sì di sconfiggere le famiglie che stavano qui sul litorale, una parte. Ma adesso entreremo anche nell'entroterra. La mafia non sta solo sul lido, eh? La mafia sta dentro. Allora andremo a vedere che cosa c'è a Cilia, andremo a vedere che cosa c'è all'Infernetto, andremo a vedere tutti quanti insieme, perché questi odiatori seriali non parlano mai di quella roba là. A loro dico: ci vorrete quadrati, saremo tondi, ci vorrete storti, saremo dritti, parlerete male di me perché sono grasso, pelato, fate pure, io mi ci faccio una grande risata, parlerete male di noi e brinderemo alla vostra sconfitta. Ognuno di noi per statuto non è una componente indispensabile, il noi è l'unico ad esserlo. Noi nasce con un'identità ben precisa, noi nasce per essere la scorta civica di Federica Angeli e di tutti quei giornalisti minacciati quotidianamente dalla mafia e dagli odiatori seriali. Saremo la scorta civica della democrazia di questo paese e della libertà di stampa. È merito di Federica se oggi esistono noi. La sua battaglia, il suo coraggio, il dono di una vita speso al servizio di questo territorio e della libertà e per la tua famiglia. Questo è noi. È un noi che non si piega e che a testa alta vuole vincere sulla illegalità con un'unica maniera, con la legalità. Ora lo dico a tutti voi che siete qui, a questo nostro brindisi. Questo procedere uniti verso lo stesso obiettivo è più urgente che mai. Allora mettiamoci di più in gioco per il bene comune, per la libertà e la dignità di questo territorio. Lo dico con convinzione, come presidente di noi mi impegno fin da subito con tutte le persone che fanno parte qua dell'associativismo territoriale a creare una rete direttamente con voi già da domani. Noi metterà a disposizione i nostri volontari sui vostri progetti, non andremo a creare nuovi progetti se i progetti che già ci sono progetti che sono utili a questo territorio. Ci sono stati progressi da riconoscere, alcuni, ma anche tanti ritardi, omissioni, promesse non mantenute, misure urgenti che sono state rinviate. Le mafie uccidono solo non solo con la violenza, vittime sono i morti, ma vittime sono anche i morti vivi, le persone a cui le mafie tolgono la speranza e la dignità. Allora il lavoro, la scuola, la cultura, i percorsi educativi, i servizi sociali restano il primo antidoto alla mafia e per questi vanno sostenuti e difesi, sempre. La nostra Costituzione è il primo dei testi antimafia, in quanto tale deve essere difeso e noi lo difenderà sempre. Finisco. La strada è per noi il luogo della speranza e dell'ascolto.
auguriamoci l'umiltà del sapere e soprattutto di dare continuità al nostro impegno. Noi tenderà sempre una mano a chi richiederà aiuto, noi è una comunità che offre e offrirà sempre una seconda opportunità a chiunque, a chi ha avuto un passato difficile, a chi ha un presente difficile, incerto, a chi ha subito condanne, a chi vuole evadere da contesti sociali malavitosi. A tutti coloro che aderiranno, l'unica cosa che viene richiesta è di aderire ai nostri principi costitutivi. Lavoreremo con i ragazzi e per i ragazzi nelle scuole e con corsi gratuiti che realizzeremo presso i nostri presidi con l'aiuto e il supporto di professionisti del settore. Riporteremo i giovani in tribunale a seguire i processi di mafia e con loro riporteremo negozianti, imprenditori e cittadini. Offriremo servizio gratuito ai nostri tesserati, avvocati, psicologi ed esperti di economia e finanza. Stiamo attivandoci per erogare un servizio di microcredito per evitare richieste agli usurai. Metteremo a breve il sito online dove pubblicheremo trimestralmente il bilancio. Dietro di noi c'è la nostra schiena. Concludo. Noi deve tanto a Federica Angeli, dobbiamo intanto delle scuse per averla lasciata troppo tempo da sola. Non lo so più. La sua tenacia e il suo coraggio hanno fatto sì che oggi ci sia un noi forte e reale. La tua battaglia e ora il nostro noi è ormai inarrestabile. Mai più soli, un noi unito vince, la mafia perde. Grazie. E adesso godiamoci tutti quanti questa... Ah no, scusate, un saluto da parte... Avevamo invitato tutte le istituzioni, la sindaca Raggi non è potuta venire e ci manda un grande in bocca al lupo per questa iniziativa, dice che è dalla nostra parte e vi leggo quello che ha scritto, non ve lo leggo perché ha mandato un messaggio di 60 righe, insomma magari poteva venire e farle lei, però insomma non è venuta, i saluti ce li ha mandati. Volevo ringraziare tanto Nicola Lesini per la sua splendida musica che renderà tutto questo così speciale. Il vicepresidente dell'associazione Maria Arena, che è una insegnante che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni perché mi è stata molto vicino spendendosi nelle scuole con la legalità, quindi anche lei sarà uno dei vostri punti di riferimento. Chi si fermerà qui potrà conoscere tutti gli altri membri dell'associazione. E ora lascio la parola a Pino Scaccia, che è qui in rappresentanza di Articolo 21 e della Federazione Nazionale della Stampa, che ci invia un messaggio di augurio. Grazie a tutti e buon divertimento. Avete detto tutto voi in maniera splendida, quindi non mi ripeto. Io non sono nato a Ostia, ma da 35 anni vivo a Ostia, quindi credo di avere tutti i diritti, insomma, di difendere il territorio dove vivo. E è un messaggio di Beppe Giulietti, che oltre ad essere l'anima vera di Articolo 21, è soprattutto, in questo caso è molto importante, presidente della Federazione della Stampa. Ovviamente è vicinissimo a Federica. Parla sempre di scorta mediatica. Federica non ha solo la scorta militare, cioè anche quella mediatica, cioè tutti noi, e non solo Federica, siamo 14 i giornalisti sotto scorta, quindi insomma è un problema molto importante per noi. Quindi vi leggo quello che mi ha mandato per email Beppe Giulietti questa mattina. Care amiche e cari amici, un grazie per l'onore che ci avete riservato con la decisione di regalarci la vostra tessera. La ritirerà Pino Scaccia, è brutto parlare di me stesso, ma giornalista valoroso, amico e compagno di tante battaglie contro i bavagli e le censure in tutto il mondo. Sarà lui a rappresentarci oggi nelle tante iniziative che deciderete di promuovere. Sarà mia cura venire a salutare e ringraziare alla prima occasione utile. Poi privatamente mi ha detto Beppe, alla prima iniziativa vera, reale, sarà senz'altro qua. Un abbraccio a tutte e a tutti e un grazie, perché queste sono le scelte che servono a contrastare le mafie e l'illegalità, e solo da noi può nascere la risposta a chi, pur di affermare se stesso, è disponibile a uccidere la dignità e la libertà degli altri. Un saluto anche a Nicola Lesini, talentuosa colonna sonora di tutte le iniziative della libertà di informazione e storico amico dell'associazione Articolo 21. L'abbraccio finale ovviamente e a Federica, alla sua bella e coraggiosa famiglia,
alla sua scorta, al suo angelo custode e a chi decise di lottare a mano disarmata contro mafiosi e corrotti. Consideratemi a vostra disposizione sempre, comunque e dovunque. Beppe Giulietti. Grazie. Ringrazio anche la rappresentanza del 10° Municipio della Regione Lazio. Grazie a tutti voi, è un noi bellissimo di fare vedere la qua. Farei vedere quanto sono bello. Andiamo tutti a farci una bella foto.